Il tempo di attesa è finito. Immagino che i vostri corpi si comincino ad agitare per il ritmo del Latino America. Immaginarsi un pomeriggio senza il ritmo latino, che pomeriggio può essere? Infatti è giunto il momento che alziate leggermente il volume e vi ascoltiate, oltre al suo Latino America, anche le notizie del notiziario delle Isole Eolie. Amici ed amiche, e con voi Nadia Solange. Que no te llamaré, que no te vuelvo a hablar, que no te buscaré, porque si tú me pides tiempo, todo el tiempo esperaré. A que tú me mires como ayer, que vuelvas a ser tú y me vuelvas a querer, porque si dije pa. Ed eccoci qua a farci compagnia. Siamo ritornati in questo mercoledì 11 gennaio. Sperando che oggi vada tutto bene, anche oggi la connessione internet non funziona, ancora non l'hanno sistemata sull'isola, quindi proveremo a far sì che tutto vada bene e che la connessione non si fermi e ci lasci finire la nostra live. Vi ricordo che state ascoltando Radio Zimmeri Web, che trasmettiamo da Panarea, una delle 7 isole eolie, e a farvi compagnia è Nadia Solange. Partiamo con il primo brano in scaletta, lui è Andrés Cepeda insieme a Reik, e il brano si intitola Tu Despertador. Que te hará entender que nadie más te amó, así como yo. Nunca imaginé que tu boca y la mía, aquella noche con un beso se enamorarían, pero tampoco imaginé cuánto me dolería saber que besos en tu boca no son de la mía. Mía para siempre, pero no de siempre, que uno se enamora cuando el otro no lo siente, pero yo lo siento todo. Puede robarte el corazón. Quédate el mío y que palpite por los dos. Si hay alguien más, así como yo, que muera de frío por darte calor, que te haga llorar, pero de amor, que convierta en besos tu te hará entender que nadie más te amó, así como yo. Cerchi musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmeri Web, la tua radio. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown ups now. E passiamo così al secondo brano in scaletta, lei è Camila Cavecio insieme a Ed Sheeran con il brano che si intitola Bam Bam. E vi ricordo che anche in questo pomeriggio saremo in compagnia del notiziario delle Isole Eolie. Thank God we made it out.
were riding away, trying not to drown. And on the surface I held it together, but underneath I sort of came unwound. Where would I be? You're all that I need. My world, baby, you hold me down. You always hold me down. I've been the breaker and broken. Every mistake turns to moments. Wouldn't take anything back. Che ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmer, pura emozione. E noi mica ci fermiamo qui, no? No, continuiamo ad andare avanti con della bella musica. Arrivano per noi Pablo Alborán insieme a Maria Becerra e un brano si intitola Amigos dall'album La Quarta Hoja. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad. Vi ricordo le piattaforme per poter ascoltare Radio Zimmari: basta andare su Spreaker, scrivere Radio Zimmari, e su YouTube basta scrivere The Zimmari. 331-2824-922 il nostro numero di telefono. Mira, bébelo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira. Bébelo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Destinado como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay a mi vena, indispensable para vivir. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír. Yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir. No me cansa el tiempo. Estoy contigo. Faltan tantos momentos. Sobran los motivos para que yo no llore. Logra que vuelva otra vez la fiesta, y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta a cada mal de amor, a cada pena, porque ya no lloré. Tú me curas esta soledad, 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 soledad. Tú
tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Radio Zimari è fatta fondamentalmente di due cose che non cambieranno mai. Due che parlano, Nadia e Sasà, e un disco che suona. Ma perdóname l'egoismo, pero tú eres solo pa' mí. Yo sé que te pasa lo mismo, tú no me quieres compartir. E il prossimo disco che suona su Radio Zimari Web è El Egoismo, a cantarlo My Bahia, de Co-Katin. Ay, my, perdóname el egoísmo, pero tú eres solo pa' mí. Yo sé que te pasa lo mismo, tú no me quieres compartir. Bebé, tú estás demasiado, ya dije diablo cuando la vi. Es dañina, pero me cura más o menos como la weed. Bólalo, bólalo. Eres como la planta, yeah, que si la pruebo me levanta. No eres María más, pero eres santa. Tú no me gusta, tú a mí me encanta. Bebé, yo quiero que te quede, solo pa' ver lo que sucede. Yeah, que en mi casa se hospede, pa' hacerte más hijos que Dios me dé. Un par más, yo quiero ser dueño de eso de atrás. Desearte como una estrella fugaz, como pa' ya te no alcanza. Hacerte el amor en la balsa, en una playita, que su merced lo permita. Hacerte un par de cositas que no puedo hacerte solo en una cita. Y my, perdóname el egoísmo, pero tú eres solo pa' mí. Yo sé que te pasa lo mismo, tú no me quieres compartir, bebé. Tú estás demasiado, yo dije diablo cuando la vi. Es dañina, pero me cura más o menos como la weed. Tú me curas, a pesar de mi loquera, tú me llenas de cordura, que madura, que todas no tengo duda, que te quiero pegadita bailando una aventura, apretadita con la mano en la cintura. Tengo dolor en mi sana, escondido de la cámara, pa' que nadie sepa de lo nuestro y verás que si no dura. May, perdóname el egoísmo, pero tú eres solo pa' mí. Yo sé que te pasa lo mismo, tú no me quieres compartir. Tú estás demasiado, ya dije diablo cuando la vi. Es dañina, pero me cura más o menos como la weed. Ay, my, perdóname el egoísmo, pero tú eres solo pa' mí. Yo sé que te pasa lo mismo, tú no me quieres compartir, bebé. Tú estás demasiado, ya dije diablo cuando la vi. Es dañina, pero me cura más o menos como la weed, my baby. Grazie al notiziario delle Isole Eolie. Unire il sound di Radio Zimari alle notizie dell'intero arcipelago eoliano, rimanendo sempre aggiornati con la voce di Nadia, le video interviste di Gennaro Leone e con l'editoriale di Bartolino Leone. Amici, Radio Zimari, l'atmosfera giusta per te, per te, per te. Controcorrente eoliana, Malta.
All'inizio fu la società maltese a bonificare il porticello. Poi arrivò a Cannetto, il laboratorio per il recupero degli scarti del pesce. Adesso è arrivata la banda. Una nuova musica per capire se Malta sarà la nona isola delle Eolie o se Malta punta ad incorporare un arcipelago completo anche di emigranti. Chi farà l'affare? Solitamente gli affari migliori li sa fare chi è abituato a farli, a gestirli e nascondere le carte mentre la villa romana di Basiluzzo e Capo Graziano a Filicudi sono a disposizione. Eolie, caro agli scafi, per i pendolari, i quattro sindaci sollecitano Schifani e Company. Oggetto sollecito di applicazione agevolazioni tariffarie a forza dell'ordine, operatori di servizi pubblici statali e regionali e lavoratori pendolari per i collegamenti marittimi con le isole Eolie. Lipari e Comune, Totò e io pago, 160.000 euro di incarichi per efficientamento energetico e 25.000 per il parco giochi dei bambini. Per il caro energie, la petizione con già 1.000 firme per richiedere incontro al sindaco. Caro energia, avviata petizione con già 1.000 firme per richiedere l'incontro con il sindaco Riccardo Gullo. Con la presente scritto chiedono un intervento immediato per l'eccessivo e insostenibile aumento dell'energia elettrica. Che costringe intere famiglie a ridurre l'acquisto di beni di prima necessità. Ci si augura altresì che venga data la possibilità ad altre società di poter erogare per questo territorio energia elettrica in un sistema di concorrenza, al fine di evitare un aumento sconsiderato, oltre che visto che altre società operanti sulle altre isole applicano tariffe molto più contenute. La petizione si può firmare nei locali aperti di Lipari. Panarea, isolati anche telefonicamente di Sassa Santomauro. Isole isolate. Caro direttore, la situazione diventa sempre più insostenibile. Da giorni bloccati per il maltempo e anche oggi nessuno agli scafo fino a stamattina. Per non parlare che adesso non trovi neanche dove andare a prendere un chilo di farina. A finire con la posta che da giorni non funziona per un guasto alla rete internet, sia cellulare che linea fissa. Noi da giorni con la radio non riusciamo a fare neanche una live e sollecitiamo già da venerdì alla team. Ci dicono che i tecnici sono al corrente. Al corrente di cosa? È tutto una vergogna. È maltempo, da 2 giorni e mezzo è ancora in isolamento. Da Milazzo è partita solo la nave della Siremar super carica di passeggeri.
Eoli e maltempo, da Milazzo è partita solo la nave della Siremar Laurana, supercarica di passeggeri, oltre un centinaio, soprattutto pendolari, docenti, medici, forze dell'ordine, impiegati e anche i mezzi. È dovuta anche intervenire l'ambulanza perché a bordo della nave un marittimo ha accusato malore e ha lasciato gli ormeggi con 50 minuti di ritardo. Collegherà Vulcano, Lipari, Salina con ritorno nella città del capo. Fermi gli scafi della Liberty Lines, disagio ancora più pesante per le isole minori prive di collegamenti da quasi 3 giorni. Lipari, strade provinciali a pezzi. L'appello di Cristian Lampo. Oggetto stato e degrado strade provinciali ricadenti nel comune di Lipari. È stata mandata la cortese attenzione dell'onorevole Renato Schifani, il presidente Regione Sicilia, dell'onorevole Alessandro Aricò, assessorato infrastrutture e mobilità Regione Sicilia, del sindaco metropolitano Federico Basile, città metropolitana di Messina, del sindaco dottore Riccardo Gullo, comune di Lipari. E illustrissimi tutti, sottoscritto viene con la presente a scrivervi in qualità di consigliere comunale del comune di Lipari per mettervi al corrente e sottoporvi un disagio più volte manifestatomi da numerosi cittadini residenti nel comune di Lipari relativo allo stato attuale in cui versano alcune arterie stradali di competenza della città metropolitana di Messina. Qui di seguito le strade provinciali interessate da numerose buche, presenza e continua invasione delle sede stradale di arbusti e vegetazione che cresce ai bordi delle strade, oltre alla mancanza in alcuni tratti di segnaletica e di illuminazioni, da creare un serio pregiudizio per la incolumità pubblica. Da Parigi in linea Benito Merlino, un tuffo nel passato. Caro Gennaro, ho seguito con interesse il tuo bacchettare con Massimo Ristuccia su Notiziario Eoli a proposito dell'amico Peppino Bonica, che ricordo sempre con piacere. Peppino, il postino poeta di Filicudi, era un amico dei miei genitori che mi ha visto nascere a Pecorini Alto, in quella casa vicina alla chiesa di San Giuseppe che il comune di Lipari affittava per ospitare il medico dell'isola che all'epoca era mio padre. Questa casa più tardi è stata comprata dalla famiglia Patti, Eugenia detta a Ginilla, vi abitò per anni col marito e i suoi figli. Peppino mi ha visto crescere nell'isola, era un uomo estroso, stroverso e libero. Amò la sua isola e scrisse un libro, Filicudi, Isola Magica, che pubblicò a Milazzo nel 1986. Erano state create da un insegnante originario di Lipari, un amico di Nino Pellegrino. Dario Lopez ti potrebbe dare una mano per rintracciarlo a Milazzo per avere il libro. Io ne ho una copia di quel libro che mi diede Peppino, però non so dove l'ho messo, se a Parigi o a Lipari, l'ho cercato invano. Quando ci incontravamo delle volte nel salon di Nino Triolo, il Bonica, che seguiva con interesse la mia carriera artistica in quel di Parigi, mi diceva: tu sei figlio di Filicudi e le tue canzoni sono belle come la nostra isola. Un'estate del 1995 a Filicudi col mio cameraman per un film sulle Eolie gli ho filmato mentre mi recitava due delle sue poesie. Una parlava della magica Filicudi, l'altra di una donna che aveva amato. Ho sempre a Parigi quella registrazione, dimmi per piacere se il fotografo Costa la può leggere, così te la farò vedere. Thank you.
Ravenna, in linea Massimo Ristuccia, i ricordi del passato. Il fenomeno dell'emigrazione all'estero, quasi inosservato in Italia, prima della unificazione del regno, accentuatosi specialmente dopo il 1870, ma limitato da prima alle sole province settentrionali, raggiungendovi proporzioni altissime capaci di suscitare preoccupazioni e timori, forse anche esagerati, circa le cause e gli effetti che tale fenomeno determina e produce. Molto fu già scritto, onde si possiede ormai un'abbondante letteratura che lo esamina e lo illustra, mettendo in evidenza la particolarità peculiari di alcune speciali regioni. La sfilata delle scarpe a cura di Salvatore Leone. Sfilare orologi dai polsi, smontare una marmita catalitica dalle auto ormai è semplice. C'è una scuola che ha istruito bene i propri allievi. Però chi si vuole cimentare nel futuro più abile, visto anche il prezzo raggiunto da alcuni modelli, potrebbe provare a sfilare le scarpe dai piedi dei proprietari, sia per i modelli tacco 15 e suola rossa e modelli tipo sneakers. Sarebbe il vero furto dell'anno e l'autore potrebbe scappare a piedi nudi in segno di necessità, giustificando il gesto come reddito calzato per necessità. Controcorrente eoliana, monopolio. Il monopolio politico esiste alle Eolie? Difficilmente si potrà valutare il sistema senza conoscere gli uomini che ne hanno fatto quasi un braciere di vita. La politica tutta eoliana ha un suo inizio spesso inquietante, che ha lasciato tracce profonde negli anni e forse ancora bisogna cercare gli effetti e gli affetti. La borgata di acqua calda flagellata da una violenta mareggiata. Le onde altissime di oltre 5 metri hanno invaso il lungomare. La strada ancora una volta è diventata impraticabile una parte dell'abitato, soprattutto San Gaetano è isolato, non si può circolare. Per gli abitanti si registra ancora una volta l'incubo di ritrovarsi con il mare in casa. Urge la protezione dell'abitato, gridano gli isolani. La giunta, guidata dal sindaco Riccardo Gullo, ha avviato l'iter per la protezione, ma in passato si sono letteralmente buttati a mare oltre 2 milioni di euro per proteggere case e strade. Il mare a Lipari ha invaso anche la via Roma, ma è tutto l'arcipelago che ancora una volta, quando Eolo soffia forte, che si ritrova ancora una sballottata dai marosi. Thank you.
Tempesta di vento alle Eolie e continua l'isolamento da ieri pomeriggio. Agli scafi e traghetti bloccati nei porti. A Lipari, nella banchina di Sottomonastero, è attraccata la nave della Green che trasporta la spazzatura. Sulle sette isole soffia vento molto forte da ovest a 60 km orari. Il mare è molto mosso, forza 5-6. Disagi nelle scuole eoliani perché molti dei docenti arrivano giornalmente. A Milazzo bloccati anche diversi pendolari e i camion carichi di derrate alimentari e anche di carburante. L'isolamento dovrebbe durare per tutto l'arco della giornata e anche domani alcune corse potrebbero essere a rischio. Anche a Leni il contributo di sbarco di 5 euro per i turisti. Anche il piccolo comune di Leni si adegua al contributo di sbarco e la giunta guidata dal sindaco Giacomo Montecristo ha deliberato che nel periodo estivo i turisti che sbarcheranno a Rinela con i mezzi di trasporto dovranno pagare un ticket di 5 euro. Fino ad ora Leni, di 800 abitanti, è stato l'unico comune dell'arcipelago dove per sbarcare non si pagava la tassa. Ora si è deciso, viste le difficoltà che ha l'ente per far fronte a tutte le esigenze della comunità. A Salina, 2.400 abitanti tra comuni, già la tassa si pagava a Santa Marina, ma una percentuale dell'incasso andava anche al comune di Malfa, tenuto conto che da qualche anno ha avuto un notevole decollo turistico e molti degli arrivi sono diretti proprio nel paesino guidato dall'unico sindaco donna delle Eolie, Clara Rametta. Qui però è buon punto l'ultima azione dei lavori al porto, è probabile che tra le intenzioni dell'amministrazione comunale vi siano quelli di utilizzarlo anche come scalo alternativo per navi e agli scafi, visto che sovente i collegamenti marittimi sono sospesi a Santa Marina e Rinella per l'impraticabilità a livello portuale e allora l'amministrazione potrebbe prevedere un ticket di sbarco per i turisti. Nelle Eolie in pratica, con il contributo pagato dai vacanzieri, i comuni potrebbero respirare a livello economico. Il più deficitario è il comune di Lipari, con oltre 10.000 abitanti, che incassa oltre 2 milioni di euro l'anno, ma si ritiene che con un efficace controllo negli scali di sbarco la cifra potrebbe raddoppiare. Se si consideri che solo ad agosto, con i vaporetti che trasportano turisti pendolari dalla Calabria e dalla Sicilia, sbarcano giornalmente da 5.000 a 8.000 escursionisti, soprattutto a Stromboli e Panarea. Tanto che per l'afflusso selvaggio lo scorso anno è stato attuato un provvedimento straordinario con ordinanza sindacale per ridurre lo sbarco e regolamentare gli approdi nelle due isole. Salina. Per il porto turistico di Salina, il primo con finanziamenti pubblici ad essere realizzato dal comune di Santa Marina, sotto la guida dell'ex sindaco Riccardo Gullo, non c'è pace. Anche la nuova gara per la gestione è contestata con rincorso al TAR di Catania. Se l'è giudicata la società Atti, costituita da Marinedi SRL di Roma e Wilmar Charter SRL di Santa Agata Libattiati di Catania, ma immediatamente è stato presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Enneo per richiedere l'annullamento della determina del responsabile comunale della società di Modica che lo ha seguito in questi anni. I precedenti, in data 16 maggio 2013, era stata depositata l'ordinanza del TAR che aveva accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla SAFIM di Milazzo in merito al provvedimento di sgombero
della D'Arsena emesso dall'assessorato territoriale ambientale in non temperanza a quanto previsto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, con sentenza di annullamento della concessione demaniale. Dopo la nuova gara se la giudicò la società Eli Sicilia di Modica, anche la regione confermò che il porto doveva essere gestito dalla società ragusana. Il porticciolo della seconda isola delle Eolie è in grado di ospitare in sicurezza 140 imbarcazioni. A Salina sorgeranno altri due porti turistici già finanziati, a Rinella, a Malfa, con 20 milioni di euro stanziati sempre dalla regione. Nell'arcipelago in estate fanno tappa circa 5.000 imbarcazioni. Lo cierro, pero dime, amore, ¿quién se queda con el perro? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? El brujo, ñejo en la casa. Yo que me leo antes de lo más feliz. Para darme cuenta que ya no estaba aquí, me dejaste solo, soleado, solito. Yo que me imaginaba los dos bien viejitos, sentados en un banquito de... Noi con le notizie per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che li potete trovare su notiziarioeolie.it e su gds.it. Tengo que coger, todita me da mucho amor. Lo único que primero tengo que meterme un poco de alcohol. Ringraziamo così Bartolino Leone, ma noi continuiamo con della bella musica. Andiamo ad ascoltare Mai Bahia con il brano che si intitola Ay Amor. Mai Bahia, ¿quién más es guayna? Vamos a emborrachar, no olvídate de esa vaina. Mai Bahia, Diego el Broco, el Guayna Bichi, ay Lola. Ay, 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 pero no lo hice. Ay, 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 se fue, estaba aquí, ay, ay, y luego me dejó, solito me dejó. Puerto Rico, Colombia en la casa. Oh, Mike Bahía, Mike Bahía, Latinoamérica. Ah, yeah. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web e a Panarea, una delle sette isole Eolie. La noche no se siente tan oscura si tú no conoces el sol. E noi continuiamo ad andare avanti, lui è Mia insieme a Manuel Turizo e il brano si intitola Mal de Amor. Entiendo, mami, que no te sientas bien. E vi ricordo che questa è Radio Zimmari, siete in compagnia di Nadia Solange, che ci troviamo a Panarea e lo studio sulla spiaggia di Zimmari. Vente conmigo. Si tú y yo nos pasamos la noche besándonos, mañana amanecemos pensándonos. Policía, tu gemido en mi cama son como una melodía. Si es un pecado, yo contigo pecaría. Bebé, yo siento como si tú fueras mía. Y oh, 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 moviéndome lento, llévame despacio del frío al calor. Oh, 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 oh. No sé si es tu cuerpo, tu cara o tu olor. Dime tú dónde te escondías, que de ti no sabía. Dice que se dejó, pero conmigo se le olvida. Porque no te conocía, bebé, estás bendecida. Ya apague la luz, que la fiesta está prendida. Bebé, te traje party, party por olvidarte de él. Y after party, pasamos al siguiente nivel. Cuando ella posa, posa, es otra cosa, cosa. Si lo queremos pasarla bien. ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos y después terminamos haciéndolo mientras bailamos. Bebé, ¿qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos?
Mañana amanecemos pensando en no. Te llamo, no volvemos a ver. Déjame saber. Ay, baby, suéltate, úsame. Cuando quieras, tírame. Ya estoy afuera esperándote. Buscamos un hotel pa' poderlo comer y pasar el fin de contigo. Dale más suerte que yo lo olvidaré y tú lo olvidarás conmigo. Party, party por olvidarte. Y el after party pasamos al siguiente nivel. Cuando ella posa, posa, es otra cosa, cosa. Si lo queremos pasarla bien. ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besando? ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos y después terminamos haciéndolo mientras bailamos. Suena mi ya, ya, ah. Manuel Turizo, los mía, Julián Turizo. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. Ascoltare il nostro penultimo brano in scaletta, lui è Rauw Alejandro, e il brano si intitola Todo de ti, dall'album Vice Versa. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. La rapper me gusta ponerle en fall. El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto. Por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le hito la posi. Shampoo de coco. Ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Aceleras dos mil latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte. ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. La musica è un posto dove niente ci fa del male. Vedrai che il cielo non ci trova. È un posto dove niente ci fa del male. Per questa radio Zimari è una radio che trasmette buona onda.
trasmette buona onda e tanta energia. Radio Zimari Web. Una pelea que ambos sabemos no era pa' tanto. No quiero hablar para no gritar y que sea mi culpa que estés llorando, cargando heridas que con el tiempo nos van pesando. Quiero volverte a enamorar, comprarte flores. Quiero volverme a enamorar. E noi siamo arrivati al nostro ultimo brano in scaletta. La nostra live è finita qui. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, io spero di essere stata di compagnia per voi. Ringraziamo il notiziario delle Isole Eolie per le notizie che ci ha lasciato oggi. Vi ricordo che potete ascoltare Radio Zimari su Spreaker scrivendo Radio Zimari e su YouTube scrivendo The Zimari. Noi ci ritroveremo domani con tanta bella musica e tante notizie. Vi lascio a Volvemonos a Innamorar e lui è Fonseca. A domani, ciao! Pido al tiempo que juegue a favor, que no juegue en contra. Te equivocaste, me equivoqué, pero ¿a quién le importa? Quiero volverte a enamorar, comprarte flores. Errores, volvámonos a extrañar, volvámonos.